Questo è forse il gioco più stimolante che ho giocato quest'anno. Un racconto drammatico, orrorifico ed esistenziale in cui avete una missione e una soltanto: uccidere una principessa. Cosa potrà mai andare storto? La cosa splendida di Slay the Princess è infatti proprio questa. Iniziate in medias res nei panni di un ipotetico guerriero, mentre il narratore vi restituisce un compito apparentemente semplicissimo. Adesso entra nella casa più avanti, scendi le scale e uccidi la principessa. And there you are. Are you here to kill me or something? Non c'è dato sapere il perché o il per come, ma ci viene sottolineato più volte di non approfondire il discorso con lei e di non farci soggiogare dalle sue parole, perché potrebbe manipolarci e portare l'umanità alla sua distruzione. In realtà, difatti, il perché di questa missione ci viene raccontato fin da subito. Se la principessa uscirà da quella casa, il mondo finirà. Il problema è che non sappiamo perché finirà e come possa fare una donna apparentemente innocua a distruggere completamente ogni essere umano. Questo in ogni caso basta per intrigare chi sta giocando nel suo racconto, che si sviluppa come un loop dentro al quale ogni nostra scelta andrà a cambiare non solo le sorti del racconto, ma anche la personalità della principessa. Se infatti decideremo di non uccidere la donna e di liberarla a ogni giro, la principessa si dimostrerà dolce e apprensiva, disponibile a condividere l'eternità con noi. Se al contrario la uccideremo, a ogni loop diventerà sempre più potente e, a modo suo, divina. Ma la cosa più interessante sono le vie di mezzo. Se infatti proveremo a salvarla fino a un certo punto per poi accoltellarla alle spalle, ci ritroveremo di fronte a un mostro divorato dall'odio o a un ibrido tra una persona e un animale che non si fiderà mai più di nessuno. Non voglio chiaramente spoilerarvi qual è il punto di arrivo dell'opera di Black Tabby Games, ma vi basti pensare che dopo una serie di loop temporali, ogni volta diversi tra loro, si arriverà alla vera conclusione del gioco, che porta ovviamente anche qui a diversi finali differenti. È un titolo narrativamente estremamente interessante, che dura poco meno di 3 ore per arrivare al primo playthrough completo e che potrebbe smuovere quei vostri testoni fossilizzati sui videogiochi più tradizionali, ma anche meno interessanti. Un altro elemento fortissimo di Slay the Princess è anche la sua estetica, composta da disegni a matita grezzi ma estremamente espressivi, che sono in grado di stupire soprattutto durante le fasi finali, in cui vengono addirittura animati via via che cresce l'intensità emotiva del racconto. Ottimo anche il doppiaggio di Jonathan Sims e Nicole Goodnight, che fa un po' il verso a quello di The Stanley Parable per tono, ma con una vena decisamente più esistenzialista e ricercata. Non che la scrittura superi quella del capolavoro di David Redden e William Pugh, anzi, ma se nel racconto videoludico preferite la ricerca filosofica, la decostruzione umoristica, Slay the Princess potrebbe soddisfare decisamente i vostri gusti. Purtroppo oggi il gioco è soltanto sottotitolato in inglese, ma non preoccupatevi, anche se non lo leggete fluentemente dovrete necessariamente premere un tasto per passare al testo successivo e avrete quindi il tempo di capire ogni frase prima di procedere al dialogo che viene dopo. Certo, se capite veramente poco l'inglese potreste perdervi la maggior parte del fascino di Slay the Princess, anche perché di fatto stiamo parlando di una visual novel, ma un tentativo, giusto per scrollarvi di dosso quella tipologia di gaming più ottusa e deprimente a cui siamo abituati nel mercato AAA, fossi in voi lo farei. Anche perché costano 15 euro a prezzo pieno, e secondo me valgono di più 15 euro dati a questo che 60 euro dati, ormai 80 euro dati ad Assassin's Creed, raga. Dai, siamo seri. Comunque, come al solito, ditemi cosa ne pensate del gioco, se l'avete già comprato, se lo comprerete grazie a questo video, e nel caso appunto poi tornate qua e ditemi cosa ne pensate. Più roba come Slay the Princess per favore, un gioco molto interessante. Lo so che a vederlo così bianco e nero, due immaginine, direte ma che palle, il solito giochino indie. No raga, no, 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 porcaccia la puttana, dovete giocare alla roba interessante, dovete giocare alla roba interessante, non i soliti 4 giochi di cui vi parlano tutti, mannaggia.